Mister, ultimo atto di una stagione, ci pensava che si potesse arrivare fin qui? No, no, assolutamente no. È stato un percorso bellissimo, emozionante, affascinante, ricco di difficoltà, però siamo arrivati alla fine. Siamo arrivati alla fine, è una finale, e ci siamo goduti questi 3 giorni e adesso siamo concentrati e abbiamo voglia di fare bene anche domani. Un Trastevere che ha caratteristiche completamente diverse da quelle del Tolentino, in un campo sintetico. Domani che gara si aspetta? È una finale, è una gara difficile, loro sono un'ottima squadra, sono la seconda forza del campionato, hanno dato filo da torcere alla Lega Natese e quindi sicuramente in casa hanno fatto sempre risultato, è un campo piccolo, è sintetico, ma noi non abbiamo scusanti. Domani non c'è nulla che deve far pensare che non metteremo tutto, siamo stanchi fisicamente, mentalmente, ma domani daremo tutto, daremo l'anima, daremo tutto per portare a casa anche questa vittoria. Proprio perché sono squadre con caratteristiche diverse, c'è da aspettarsi qualche cambio a livello tattico? Vediamo, vediamo, stiamo facendo bene, abbiamo lavorato anche questi 3 giorni provando qualche altra soluzione. Vediamo domani mattina quello che la notte porta consiglio. Dall'infermeria, oltre a Lulli e Frulla, ci sono altre situazioni da attenzionare? No, 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 un po' di stanchezza di alcuni per le partite ravvicinate, ma poi per il resto siamo tutti quanti bene.